Buonasera a voi per essere qui in questa bellissima serata che Rocuti conclude i 5 giorni dell'estate rocutese. Allora, Sindaco, una bella serata insieme a tutti gli amici, a tanta gente che arriverà in piazza. Come erano i maccheroni? Lei come li ha mangiati? I maccheroni erano squisiti per questo. Poi devono essere gli amici a valutare se erano buoni o meno. Ma lei può dare una valutazione? Lei li ha assaggiati, erano bianchi e rossi, no? Rossi. Don Giovanni mi ha fatto assaggiare anche i rossi. Anche un buon bicchiere di vino. Il vino è ottimo, l'ha portato il vice sindaco. Il vice sindaco, adesso andiamo a chiedergli dove... per vedere il vino da dove... effettivamente l'uva da dove l'ha presa. Sindaco, comunque una bella estate rocutese, bellissima, devo dire, organizzata bene in tutti i particolari. Speriamo che tutti i partecipanti in quest'estate rocutese siano soddisfatti di quello che noi abbiamo offerto al territorio e non solo ai cittadini di Rocuti, a gustare e a passare queste serate assieme. Quindi ogni anno, sempre di più con l'esperienza, no? Si fanno sempre le cose meglio, uno si organizza ancora di più, no? Cerchiamo sempre di innovarci ogni anno, facendo qualcosa di più e meglio rispetto agli anni precedenti. Quindi dopo questa bella mangiata di maccheroni si va in piazza a ballare alla tarantella, insomma, tutti insieme. Lei, il sindaco, balla stasera. Vediamo un po' come gli eventi, come vengono. Quindi si conclude questa sera, poi il sindaco se ne parla a settembre, mi pare, no? Eh sì, abbiamo la festa della Santissima Annunziata che a settembre, solo la seconda o terza settimana di settembre. Insomma, Rocuti sempre in festa. Cerchiamo di essere in festa, è importante stare assieme, socializzare con tutti gli amici e chi vuole venire qui a Rocuti è ben venga. Sarà nostro ospite, tutti ospiti graditi, nessuno escluso. Grazie sindaco, buona continuazione. Grazie a voi. Monsignor Morabito Antonino, buonasera. Lei questa ultima serata dell'estate rocutese, qui insieme al sindaco, a Don Giovanni, ecco, ha assaggiato i maccheroni? Sì, sono ottimi, tra l'altro sono freschi, pasta fresca, gramigna, evidentemente sarà qualche grano non raffinato ma di ottimo gusto. Poi soprattutto bisogna apprezzare la compagnia, l'aspetto, diciamo, dell'amicizia, del banchetto, come spezzare insieme il pane, spezzare insieme il mangiare, insieme a quella che è la risorsa principale, che è la persona umana. Qui a Rocuti si è mantenuta un'ottima identità, quindi un'identità che si basa appunto sull'essere rocutese, cioè una razza molto forte. Qui prevale anche molto bene la presenza femminile. A volte la donna non sembra che sia presente, invece è molto presente. È una società ancora matriarcale, anche se gli uomini sono molto attivi, sono molto vicini, molto comprensivi. Io ho detto che qui sono cresciuti a pane e politica, perché come un popolo ebreo, che si è riunito proprio perché le calamità naturali, l'alluvione in modo particolare del 1972, ha decretato questa situazione di uno zoccolo duro da mantenere a Rocuti, paese vicino a Merito, alle porte di Merito. Lo Stato ha scelto questo. Solo che la maggior parte delle località in Italia non sono mai riuscite a mantenere la propria identità. Rocuti è una delle poche località in Italia che ha mantenuto un'appartenenza territoriale e un'appartenenza identitaria, processo di un popolo che conosce bene le sue radici e le ha mantenute anche a distanza di questi 50 anni che ci separano da quella alluvione, che è una cosa assolutamente nuova. Qui era tutta una collina, terrazzamenti, e questo è un popolo, un posto ancora in più indigeno, perché è un posto dove appunto è cresciuto proprio in questi anni. Abbiamo ancora le piante che hanno un anno, 3 anni, in sostanza è come una terra nuova, è come una nuova scoperta, è come allora quando si è scoperta l'America, il Canada, l'Australia. Una nuova America, insomma. Ma diremmo di sì, solo che all'inizio sembrava una punizione essere qua, adesso loro la considerano una risorsa.
anche perché Merito nel tempo si è espansa molto. Merito è diventato un centro importante della zona, dove c'è stata l'urbanizzazione dei paesi vicini. Certo, se ci fossero state delle regole che non sono mai state applicate, perché anche lì si è passati dalla città dei notabili alla città, diciamo, degli amministratori, che hanno tante difficoltà, perché purtroppo da noi non è facile governare, ma è molto più facile parlare contro. C'è molta invidia, molta gelosia e poco interesse per il bene comune. Cioè, due dovrebbero essere le finalità: la tutela della dignità della persona e dell'ambiente e il bene comune. Preoccuparsi del bene comune, non del bene della propria situazione. Ecco, monsignore, queste due comunità, Marina di San Lorenzo e Rocuti, uniti, quindi sembra veramente una crescita anche per la nostra terra. No, di fatti sono completamente, diciamo, diverse, perché una cresce qui nella immediata periferia di Merito e si propaga nella campagna, ma è il prodotto, diciamo, dell'alluvione del 72. L'altra invece è nella baia, diciamo, naturale, che si forma appunto prima di San Lorenzo e finisce a Bova, quindi una litoranea che ha un microclima ideale, che è molto adatto anche a malattie, diciamo, di piccolo calibro, come l'otite, la rinite, la sinusite, l'aspetto bronchiale, delle piccole artrosi, osteartrosi. Insomma, Marina di San Lorenzo è veramente un posto ideale per fare il bagno, per prendere il sole. Sole e mare sono le due componenti fondamentali di un'ottima terapia, specialmente d'estate. Infatti vengono da tutte le parti d'Italia, quindi d'inverno sono 700 abitanti, d'estate diventano anche 7000 abitanti. Ci sono villette private e residenziali. Anche lì però ci vuole la tutela dell'ambiente, la tutela del creato, che passa attraverso la bonifica di una grande area, più di 10.000 metri quadrati, 10.600 metri quadrati, che deve essere oggetto di una bonifica totale, perché c'è amianto, c'è ancora l'Eternit in una ex fabbrica delle pipe che vive proprio a ridosso del mare. E purtroppo la Calabria è fatta di queste cose: da una parte le bellissime risorse paesaggistiche, abbiamo detto prima, mare e sole, e poi invece questo ambiente che è stato trascurato. Quindi qua c'è un rischio idrogeologico a Rocuti, a partire dalle montagne, dalle fiumare, che sono molto pericolose, anche se fanno parte di un ambiente molto bello. A Marina di San Lorenzo invece c'è purtroppo la bonifica di questa fabbrica, che dovrebbe essere occasione di una petizione popolare, raccolta delle firme, da mandare al Ministero dell'Ambiente tramite la Prefettura. Io l'ho lanciato questo messaggio, ma non è stato raccolto di per sé, perché non appare la difficoltà. La difficoltà purtroppo è, ce lo dicono poi le malattie oncologiche, i tumori che sono sopravvenienti, che sono sempre più numerosi, perché minano la persona umana e la sua salute. Bene, grazie per questa cronostoria che ha fatto, ma monsignore, comunque è importante. Un passaggio per Merito è importante, perché Merito dovrà essere capofila dell'Unione dei Comuni. Andiamo verso la città metropolitana di Reggio Calabria, 570.000 abitanti, e devono formarsi questo consorzio di comuni con Merito capofila. Io proporrei Rocuti capofila per l'aspetto linguistico della lingua greca, che va mantenuta, perché uno zoccolo duro, 1.300 abitanti, sono più di Bova, che invece ha tradizioni certamente molto più grandi, diciamo, e significative. Prego. Niente, no, per chiudere, che giudizio dà a queste iniziative, queste feste, sì, insieme, nelle piazze, Rocuti, sì, Marina? Sì, la festa è il desiderio dell'uomo di stare insieme, di fare relazione, di suonare. Tra l'altro ci sono anche, bisognerebbe incentivare il suono folk, il suono pop e la nostra tarantella in fondo, perché il suono per tradizione, e dovrebbe diventare un canto più popolare da esportare magari altrove, come fanno a Caolonia, come fanno anche in altri paesi del Salentino, Lecce, altrove, perché la tarantella è il nostro ballo comune, il ballo delle famiglie, il ballo, diciamo, ecco, degli antichi. Ecco, secondo me mi ha fatto di più che queste feste di piazza, perché riproducono un ambiente più gioioso e meno, diciamo, depresso. Marina di San Lorenzo a Rocuti,
Vabbè, Don Giovanni lo sappiamo che è di casa, però abbiamo degli amici di Marina di San Lorenzo. Maccheroni anche questa sera, sagra dei maccheroni qua a Rogudi. Abbiamo visto quella di Marina di San Lorenzo. Ecco, c'è stato un exploit qua, abbiamo due dei componenti più 30 volontari che si sono dati da fare a Marina di San Lorenzo ed è uscita una bellissima serata. Perché Marina di San Lorenzo è qua? Perché io ho due comunità e loro collaborano e partecipano anche a queste serate, che è bello perché c'è una comunità sorella, Marina di San Lorenzo e Rogudi, che si ritrovano assieme. E appunto, ne parlavamo prima con Monsignore, queste due comunità, Marina di San Lorenzo e Rogudi. Da quando stanno crescendo insieme? Stanno crescendo insieme nello spirito della comunione e del volersi bene, perché questo è l'obiettivo. Non c'è esibizionismo, non c'è mostrarsi, ma c'è un rimboccarsi le maniche, darsi da fare e darsi da fare per il bene comune, perché non c'è un tornaconto personale. E si è visto anche questa sera, dove tantissima gente di Rogudi si è dato da fare per dare da mangiare, dare dei pasti a tantissima gente. Lei come ha mangiato i maccheroni a Marina di San Lorenzo e questi di Rogudi? Una differenza c'è? No, non faccio differenza, non faccio differenza. Erano buoni quelli e sono buoni questi. Qui come li ha mangiati questa sera? Qui bianchi e rossi. Con la melanzana. Poco perché. Poco melanzana, bianchi niente. Niente. Né bianchi né con la carne di capra, nemmeno. Niente. Quindi, infatti mi mantengo sempre in linea. Un bicchiere di vino poi. Buonissimo, quello portato dal vice sindaco. L'ha detto anche Monsignore, buonissimo pure il vino. Insomma. Sì, il vice sindaco ci ha portato il vino. Poi andiamo a chiedere da dove lo porta. Da dove lo porta. I nostri amici di San Lorenzo invece che ci dicono? Buonasera. Salve, è stata una bellissima serata. Ormai con la comunità di Rogudi siamo sempre partecipi a questo tipo di serate. Loro vengono alle nostre e noi viceversa ci avventuriamo. Vi scambiate? Ci scambiamo le visite, diciamo. Le visite. Comunque anche qui i maccheroni non... Erano buonissimi. Io ho assaggiato sia quello con la carne capra sia con la melanzana. Buonissimo. Complimenti alle cuoche. Quindi l'8 di agosto che abbiamo dovuto rinviare quella di Marina di San Lorenzo, poi il 13 non è che ha portato sfortuna? No, anzi è andata benissimo, oltre 570 piatti serviti, oltre quindi, 1000 persone in piazza. 1000 persone in piazza. L'anno prossimo cercheremo di fare di meglio. Sempre. Tempo permettendo, anche l'estate. Vediamo il nostro amico qua, buonasera. Buonasera. Allora che ne dici? Complimenti a tutto lo staff della cucina, veramente buoni, anzi ottimi. Io veramente ho assaggiato tutte e due le tipologie di sugo e sono stati veramente graditi. E grazie a tutto il gruppo qua del comune di Rogudi che ci ha invitati e abbiamo accolto veramente con grande entusiasmo questo invito. Quindi io sto cercando sempre di... c'è una differenza da come vengono cucinati qua o Marina di San Lorenzo? Qualche piccola differenza, riusciamo a capirla? O sono tutti uguali? Per carità, i maccheroni anche questa sera erano eccezionali. L'unica differenza che ho potuto apprezzare è la tipologia veramente di pasta, che era un pochino diversa, ma comunque ottimi e veramente bravi i cuochi. Ma anche quelli di San Lorenzo non scherzano, dai. Marina. Abbiamo fatto un grande figurone. Bene, vice sindaco, buonasera. Intanto partiamo dal vino, perché lei ha portato 5 litri di vino buono veramente. Non faccia pubblicità occulta. No, voglio dire, io ho chiesto anche a Monsignore, Don Giovanni, voglio dire, il vino era ottimo. In base alle persone che abbiamo qui stasera. Allora, questa serata, estate rogudese, volge al termine, no? È una serata insieme con tanta gente, con gli amici, maccheroni, carne di capra, insomma, melanzane. Diciamo, meglio di così. Tutto ciò che richiama il nostro territorio, ecco. Valorizzare i nostri prodotti, valorizzare tutto ciò che si produce attorno a noi, quindi è la cosa di cui andiamo. Un'ottima serata comunque, devo dire, in compagnia di tante persone, tanti amici. Adesso si va in piazza, sindaco, lei balla pure. Qualche saltellino lo facciamo pure noi. Quindi quest'estate volge al termine, l'estate rogudese, e poi aspettiamo settembre per la prossima
Ma innanzitutto sì, a settembre ci sarà, ormai come del rito ogni anno ci sarà i festeggi in onore della Santissima Annunziata. Poi vedremo di fare qualcosa durante l'autunno, inverno, per Natale. Quindi Rocuti sempre in festa, non si ferma mai? Diciamo, cerchiamo di fare un po' di... portare un po' di allegria in stare questo bene, paese. Stare bene in allegria, stare insieme. Bene insieme a tutti gli amici. Adesso intanto voglio farvi complimenti perché anche quest'estate è organizzata bene, in maniera eccellente, quindi vi faccio i complimenti perché poi siete bravissimi a organizzarle queste feste. Ti ringrazio, ma quest'anno non è andato tutto come vorremmo, perché questi eventi avremmo voluto farli a cavallo tra la fine di luglio e i primi di agosto, proprio per calendarizzare un po' gli eventi, perché stasera ci sono tante serate in altri luoghi, noi siamo contrari, andiamo alla ricerca proprio delle serate libere, diciamo, in modo che non ci siano accavallamento di eventi tra un paese e un altro. Capita, magari il prossimo anno ci si può organizzare con l'esperienza degli anni precedenti. No, noi questo era già, è slittato per motivi tecnici, perché questo lo sapevamo già, diciamo, ecco. Però purtroppo poi alla fine bisogna farli, andiamo a farli in contemporanea con, per esempio stasera ce n'è a Prunella, ce n'è un'altra importante serata, non so se c'è qualche altra in giro. Sì, ce ne sono parecchie, a Condofuri Notte Bianca. Ieri sera c'è stata, a Condofuri ci sono stati gli Zero Assoluto, a Bagalato un'altra manifestazione, a Prunella un'altra manifestazione, Roccaforte. Tutti i paesi in festa. Noi preferiamo farli all'inizio del mese. Prima. Presidente Paesano, Salvatore Maesano, presidente della Prologo. Allora, ottima serata con conclusione di questa estate rocutese con maccheroni buonissimi, complimenti. Sì, vi ringrazio. Io ancora non sono riuscito ad assaggiarli, ma spero proprio che siano stati di vostro gradimento, ma soprattutto di gradimento dei nostri ospiti, di chi li ha degustati. Che dire, siamo alla serata conclusiva di questa edizione dell'estate rocutese, mi sento di dire che sono stati 4-5 giorni di festa molto belli e molto partecipati, quasi tutte le serate sono state divertenti, ma allo stesso tempo significative, perché oltre al divertimento c'è stato un filo conduttore che ci ha accompagnato, che è stato quello del tutti a tavola. Stasera siamo stati veramente tutti a tavola, ma anche nelle serate precedenti. Quindi divertiamoci ancora qualche ora e alla prossima. Adesso ci spostiamo in piazza, naturalmente si balla la tarantella, quello che tutti si aspettano, no? Certo, è una delle nostre caratteristiche, una cosa che ci contraddistingue, quindi divertiamoci con la tarantella, è un ballo nostro caratteristico, come in Romagna ballano i lisci, i valzer, noi balliamo la tarantella. Complimenti per tutto, per i maccheroni, per la festa organizzata eccellente, quindi anche voi siete maestri in questo. Volevo dire, si conclude l'estate rocutese, adesso a settembre Rocuti sempre in festa. Sì, a settembre ci sarà una delle feste patronali, sappiamo che abbiamo due feste che facciamo, una a luglio e una a settembre, quindi a settembre ci attende ancora un paio di giorni di festa religiosa. Voglio ringraziare voi di Telemerito, voglio ringraziare tutti i giornalisti che ci hanno aiutato e ci hanno seguito in queste serate, l'amministrazione comunale che si adopera come sempre per far bene in paese. Bene, andiamo in piazza adesso a divertirci. Certo, andiamo tutti in piazza. Grazie Presidente. Grazie a voi di tutto. Questa sera faremo un bilancio dell'estate rocutese che voi state vivendo, parecchie persone che vengono anche da fuori stanno vivendo, per cui è un momento significativo che l'amministrazione comunale di Rocuti vuole vivere assieme alla sua cittadinanza. E per questo io vi dico grazie di essere qui con noi questa sera. Buonasera a tutti. Dicevo, è tempo di bilanci. C'è stata
questa estate, una iniziativa bellissima che ha coinvolto l'amministrazione comunale assieme a diverse associazioni qui del vostro territorio, anche la Proloco, anche la Condotta Slow Food, si sono impegnate assieme ai vostri amministratori perché l'estate non fosse un'estate semplice, banale, un'estate qualsiasi, ma fosse un'estate caratterizzata da momenti significativi, da momenti di piazza, da momenti quindi di comunità, momenti in cui la gente si ritrova in piazza come questa sera e assieme si possono riscoprire tante cose, si possono riscoprire i valori di un tempo, si può riscoprire l'amicizia, si possono intessere nuove relazioni. Così è stato. Io personalmente sono tornato questa sera per questa estate rocudese ancora una volta qui da voi e vi devo confessare, cuore in mano, che mi sono sempre trovato bene. Qui mi trovo come a casa mia perché siete molto ospitali e questo è molto bello, vi fa tanto, tanto onore. E vi fa tanto onore anche essere qui con i vostri amministratori per vivere questo momento, un momento che sarà diviso in due parti. Inizieremo subito con la consegna di una targa che non è istituzionale, non è quella dell'amministrazione comunale, ma è una targa altrettanto significativa perché abbiamo il piacere di avere con noi un regista che ha firmato l'ennesimo lavoro, l'ennesimo documentario, che vuole consegnare un ricordo, un riconoscimento ad un vostro conterraneo per il contributo che ha dato alla realizzazione del docufilm intitolato L'Aspromonte di Persefone. Ed è qui con noi, ho il piacere di chiamarlo qui al mio fianco, il regista Mimmo Raffa. Buonasera Mimmo, salutiamolo con un applauso. Benvenuto. Grazie. Grazie a voi, buonasera e benvenuti a tutti quanti. Io ringrazio il mio amico, ma ringrazio anche l'amministrazione comunale e chi ci ospita in questo momento. E semplicemente volevo dire che l'Aspromonte di Persefone è una finestra aperta sul nostro territorio. Ed è tanto vero che l'archivio di Stato me l'ha chiesto per depositarlo presso il suo ufficio. Questa è una cosa molto bella. E l'Aspromonte di Persefone abbiamo fatto un semicerchio, geograficamente parlando, occupandoci dei comuni del parco. Fra i tanti comuni c'è anche Rocuti. Abbiamo voluto rendere omaggio con Rocuti ai greci di Calabria. E quando mi sono imbattuto in un personaggio straordinario, qual è un vostro concittadino, sono stato veramente felicissimo. Si tratta di, dell'amico Salvatore, eccolo qua, Siviglia, Salvatore Siviglia, al quale affettuosamente abbiamo chiesto all'interno di questo docufilm di parlarci un attimo del paese di Rocuti. E lui l'ha fatto alla sua maniera, cioè parlando il greco di Calabria, e l'abbiamo affiancato alla dea Persefone, perché Persefone, come voi sapete, è la dea dell'abbondanza, dell'agricoltura, quindi niente di più bello e di più calato in questa nostra realtà. E dobbiamo dire grazie a Salvatore Siviglia e noi consegniamo un piccolo riconoscimento a lui, così come lo abbiamo consegnato agli altri attori nel momento in cui l'archivio di Stato ce l'ha chiesto. Ecco, prima di chiamare la nostra valletta volevo chiedere al signor Siviglia un saluto velocissimo in grecanico, ovviamente, a tutta questa bella gente dello spazio. Calispera, calosirte, Deo de Storicudi. Calispera, calosirte, de Sheol. O de Spirito de Mostrando Ricudisi. Sero me di Platengo, me di Glossa, Greco, e a ti de Zeno me na Cati. Sero me di Ambetene, me a Glossa, me tene me a Storia. C'è storia di Tima e ne può di Palea, e ne può di Palea c'è Chinazzi. Palteo me Greca, posta e a Nazzi Glossa. Tiene di Tima storia e di Tima cultura. Grazie a tutti, buonasera a tutti. Sapete che qua parliamo la lingua greca, la vogliamo mantenere, la vogliamo far andare avanti, perché non vogliamo che muoia. Se muore una lingua, muore una storia, per quello vogliamo farla e andare avanti. Grazie per l'attenzione, buonasera a tutti.
Grazie a Salvatore Siviglia. Avevamo una valletta, intanto che arriva, mentre la stiamo aspettando, Paolo, grazie, ecco la targa che Mimmo Raffa consegna a Salvatore Siviglia. La foto, possiamo fare anche la foto ricordo, possiamo fare anche la foto ricordo, guardiamo il fotografo intanto. Grazie. Grazie a tutti quelli che si hanno operato per questo riconoscimento, per questo degno riconoscimento. Non ho parole come ringraziare a chi si è operato per farmi questo dono. Mi spingo di più a lavorare per gli agricofoni di Calabria. Grazie, buonasera. Grazie, grazie a lei per tutto quello che sta facendo. Grazie Mimmo, in bocca al lupo. Aspettiamo ancora ovviamente tanti lavori dalla tua verve, dalla tua fama, dal tuo intuito. Grazie, buone cose e buona estate. Allora, abbiamo chiuso questa parentesi velocissima, era un atto doveroso verso un vostro conterraneo che è un po' un difensore, come tanti di voi, del vostro idioma, della vostra lingua bellissima, che grazie al cielo, grazie anche all'attività di tante persone come il signor Siviglia, appunto, di associazioni, di amministrazioni comunali come la vostra, sta rinascendo ed è un piacere veramente riascoltare questo suono dolcissimo di una lingua che arriva dai tempi molto molto remoti. Allora è il momento delle targhe che vengono assegnate dal comune, sono delle targhe ad honorem, quindi un ringraziamento alle persone che hanno collaborato alla riuscita di questa estate rocudese, ed io vorrei al mio fianco, e quindi vi chiedo di salutarli con un applauso, il sindaco di Rocudi Agostino Zavettieri e il parroco di Rocudi Don Giovanni Zampaglioni. Buonasera sindaco. Buonasera Don Giovanni. Allora sindaco, dicevo all'inizio, è il momento di fare un bilancio, l'estate rocudese volge al termine e come tutti i momenti significativi che uno vive ha necessità assoluta di tirare le somme alla fine. Io spero che veramente l'estate rocudese sia stata proficua per tutti quanti. Noi questa sera vogliamo dare dei piccoli riconoscimenti a delle persone che si sono distinte, che per Rocudi veramente stanno facendo qualcosa di veramente proficuo. Ringrazio Don Giovanni assieme alle suore, che Don Giovanni è stato colui che ha voluto qui a Rocudi le suore, e per questo questa targa diamo alle suore. Per prima di parlare delle targhe parliamo dell'estate rocudese. È stata una prova bellissima, ho detto anche l'amministrazione comunale che ha lavorato in sinergia con la parrocchia, con altre associazioni, con la Pro Loco, e questa è la strada giusta per far tornare a crescere le nostre realtà. Noi abbiamo voluto coinvolgere non solo la cittadinanza, le associazioni, la Pro Loco, affinché Rocudi veramente abbia quella vivibilità, nel senso di ospitalità, di socialità che Rocudi si merita e che Rocudi vuole rispetto al territorio dell'area grecanica essere sempre assieme a tutti quanti e dare un contributo veramente efficiente. Per la crescita del paese e della collettività. E Don Giovanni è tra coloro che continuano a proporre iniziative di piazza e mi piace tantissimo la nostra continua corrispondenza che abbiamo attraverso i social network, attraverso messaggi, attraverso Facebook. Don Giovanni continua a ripetere, a scrivere, a ripetere: dobbiamo gareggiare nello stimarci e nel volerci bene. Perché? Perché è il messaggio di Gesù Cristo, in fin dei conti. Gesù Cristo ci invita a gareggiare nello stimarci a vicenda e a volerci bene. È un passo di San Paolo questo, perché questo è l'obiettivo del cristiano e ogni cristiano dovrebbe incarnarlo nella propria vita. La vita è questa: amarsi e volersi bene. Ecco, questa è la cosa più bella che si può vivere all'interno di una comunità. Se si fanno momenti di festa è proprio perché c'è la possibilità di stare assieme, non è esibizionismo, ma è la bellezza dello stare assieme, di volerci bene. Puntualizzo la sinergia che si è creata sia qui sia a San Lorenzo Marina tra i sindaci e i preti, è una cosa molto bella e la sinergia è fondamentale, perché se c'è sinergia si può lavorare bene e si può lavorare bene a favore della collettività. Sì, grazie Don Giovanni. Per lavorare
con Costrutto. Per lavorare con Costrutto c'è necessità anche delle persone, delle formichine, di quelle persone che stanno dietro le quinte e però fanno benissimo il loro mestiere, il loro lavoro, come nel caso delle suore della fraternità Shalom del nostro territorio, e abbiamo il piacere di avere con noi, e la salutiamo quindi come sappiamo con un applauso, Suor Maria Elia. Buonasera suora. Io sono Suor Maria Elia, ma rappresento anche tutte le altre suore. Sono Noemi, sono Mana e anche Suor Renata, che in questo momento non sono qui. Noi lavoriamo anche noi per il paese, per il bene del paese, perché vogliamo che cresca la relazione e crescano le persone. E soprattutto cresca l'accettazione reciproca. Dobbiamo ringraziare non soltanto noi, dovete ringraziare anche le animatrici, che si sono date senza risparmio. Dobbiamo ringraziare anche tutti i bambini che hanno giocato, che si sono scambiati e si sono trovati insieme, grazie anche all'amministrazione comunale che ci ha dato un apporto. E grazie a voi per il lavoro che state facendo. Per il lavoro che state facendo qui sul territorio. Abbiamo la targa, Don Giovanni, possiamo consegnarla a Suor Maria Elia, ovviamente è un premio, un riconoscimento che va condiviso con le consorelle che l'hanno accompagnata in questa avventura, la stanno accompagnando in questa avventura sul nostro territorio. Dobbiamo ricordare che le suore, assieme alle animatrici, come diceva appunto la nostra premiata Suor Maria Elia, hanno quest'estate dato la possibilità a tantissimi ragazzini di Rocuti, ma non solo, anche degli altri paesi, di vivere un'esperienza bellissima, aggregante, il GREST, questo gruppo estivo che ha fatto fare tanti lavori ai ragazzini, abituandoli a lavorare insieme, a stare insieme. Grazie per il lavoro che state facendo, complimenti ancora, complimenti a tutta il gruppo della Fraternità di Suore. Il sindaco, una riflessione su questo gruppo straordinario di religiose che sta lavorando sul territorio. Io non ho parole per poter ringraziare per tutto quello che stanno facendo e la nostra comunità di Rocuti e non solo. Come dicevo prima, grazie a Don Giovanni per aver avuto questa brillante idea a poter portare qui a Rocuti le suore, che sono veramente una risorsa. Lo abbiamo visto dal GREST, che hanno coinvolto tutti i ragazzi, non solo di Rocuti, ma anche da Melito, dal San Lorenzo Marina, che hanno veramente dato veramente significato forte e brillante verso loro. Bene, benissimo. Continuiamo, un'altra figura di religioso significativa è stata con noi qualche sera fa in occasione della presentazione di uno dei suoi lavori, dei suoi libri, dedicato a Papa Francesco. Ritorna con noi, è diventato di fatto anche lui uno di casa, ha detto delle cose bellissime che sicuramente questa sera riprenderà, perché è stato assieme a tanti di voi a Rocuti Vecchio in occasione del pellegrinaggio ed ha definito questo viaggio verso il borgo natio di tanti di voi come un'esperienza bellissima, significativa. Ed è con noi e quindi lo salutiamo con un applauso, Monsignor Antonio Morabito. Buonasera Monsignore. Bentornato. Buonasera a tutti. Sì, anch'io sono tornato a casa mia quando siamo andati il 28 giugno, abbiamo detto adesso ritorniamo a casa nostra, e quella chiesetta ancora diciamo soffre perché non è colorata, e manca un pochettino di tutto, quindi possiamo invitare tutti i cittadini a voler ricostruirla, questa chiesa che è la chiesa di tutti noi. E soprattutto un quadro più significativo, il quadro della Madonna delle Grazie. La cosa che più ho notato è che l'identità tra popolo e terra viene perfettamente unita all'immagine della Vergine delle Grazie. Cioè l'elemento spirituale cementa anche quello materiale e soprattutto culturale. Rocuti rappresenta una delle pochissime località in Italia in cui c'è stata una ricostruzione interessante e soprattutto realizzatrice di ben 1300 abitanti, quanto siete adesso, una cosa rarissima. Pensate anche tutte le alluvioni, le calamità purtroppo che non mancano, dal Vajont al Trentino,
al Friuli, alla Sicilia, al Belice, eccetera, pochissime si possono contare sul dito di una mano località che sono state ricostruite. Tra quelle ricostruite meglio c'è proprio Rovudi. Io sono arrivato tardi a questa evidenza perché naturalmente avevo, diciamo, altri impegni, ma venuto adesso in quest'anno ho subito notato questo bellissimo rapporto. Ciò che cementa è l'amore verso Dio e l'amore verso la Vergine Maria. Grazie consigliore, allora chiamo per la consegna della targa l'assessore allo spettacolo Pietro Modafferi, credo che abbia già la targa, ecco qua il momento della consegna a monsignore con gratitudine per quanto sta facendo per questo popolo rogudese. Abbiamo chiesto al presidente della provincia, che quest'anno completa la propria funzione di presidente, quantomeno l'impegno per la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada, e un impegno anche per la Chiesa, un contributo che dovete chiederlo con forza, magari raccogliamo le firme, è vero, e gli riportiamo, ci vogliono le firme sempre, petizione popolare. Serve si farà, grazie monsignore, buon rientro, grazie anche all'assessore Modafferi. Andiamo verso la conclusione di questo momento, c'è un'altra targa da consegnare, questa volta non è un religioso ma è un ex dirigente del Genio Civile, adesso è in pensione ma è una persona che ha fatto tantissimo per il popolo di Rovudi. Rimando un po' alla diaspora che il popolo di Rovudi ha vissuto dal trasferimento dopo l'alluvione dall'Aspromonte fino qui in riva allo Ionio, dove sono state ricostruite le case che stentavano nell'essere consegnate, usufruite dai diretti, diciamo, proprietari, coloro che ne avevano diritto. E grazie all'intervento di questo architetto è stato possibile snellire l'iter, accelerare, e poi la gente ha potuto finalmente prendere possesso della propria abitazione costruita ex novo. Ed è un piacere chiamare con noi l'architetto Raffaele Scarfò. Prego architetto, buonasera, benvenuto. Architetto, dicevamo di questo suo impegno, il sindaco ha detto è una persona amica di Rovudi e noi non possiamo non ricordarci delle persone amiche. Ma il sindaco sicuramente, non solo lui, tutte le amministrazioni che dal 72 in poi si sono succedute, abbiamo avuto rapporti di collaborazione e di amicizia. E io ho un antico rapporto con Rovudi e ricordo le notti dopo le alluvioni per la redazione all'epoca con l'onorevole Alvaro, per la redazione della legge che portò al trasferimento dell'abitato. E ho avuto quindi allora io ero il segretario particolare, quindi un ruolo particolare nei rapporti anche con la gente. E poi nel tempo ho concluso la mia carriera come l'ultimo dirigente, come ingegnere capo del Genio Civile. Mi trovai quindi davanti a un problema, che era quello della solita storia della burocrazia, della non assunzione delle responsabilità. Poiché tutti hanno paura della Corte dei Conti, dello Stato patrimoniale, nessuno consegnava il bene ai cittadini che per legge ne avevano diritto. Io conoscevo bene la legge perché la legge è stata copiata dalla legge del terremoto della Sicilia, dove io sono stato all'epoca alla ricostruzione di Gibellina Partano, quindi la conoscevo meno dito e quindi conoscevo il contenuto dell'applicazione. Quando arrivai come dirigente del Genio Civile di Reggio Calabria, andai con gli amministratori dell'epoca all'applicazione di questa legge che era un atto dovuto. E però, così come in ogni cosa, gli attributi in Italia sono le cose impossibili. Noi l'abbiamo resa possibile. Col sindaco attuale, con il quale mi regolo rapporti di affetto e di amicizia, anche lui si è ricordato di questo discorso e ha ritenuto di dovermi dare questo riconoscimento non dovuto, perché non ho fatto altro che il mio dovere. E però gli sono grato per la testimonianza di un percorso che sicuramente mi gratifica. Grazie. Grazie a lei, sicuramente la gente di Rovudi avrà gradito non solo il suo intervento ma soprattutto quello che lei ha fatto quando era in servizio. E chiamo a consegnare la targa il vice sindaco Nino Maesano. Prego vice sindaco. Ecco la foto ricordo anche in questo
caso, è veramente un atto dovuto, come diceva il sindaco Agostino Zaventieri, dare all'architetto che ha snellito l'iter per la consegna delle case un doveroso riconoscimento. Grazie ancora architetto, buon rientro, buone vacanze, e siamo in dirittura d'arrivo. Sindaco, un'ultima battuta gliela sollecito, chiudiamo l'estate rocudese questa sera, è un momento sicuramente di festa, un momento bello, e già si guarda al prossimo anno. Io intanto ringrazio per la partecipazione in questa manifestazione di estate rocudese. Io sono molto soddisfatto, voglio ringraziare tutti voi, voglio ringraziare l'associazione, la Proloco, tutti quelli che si sono prodigati affinché la manifestazione riuscisse. Io sono molto soddisfatto. Questa sera abbiamo dato dei riconoscimenti che io reputo che sono di fondamentale importanza per coloro che si sono prodigati per il comune di Rocudi. È un piccolo segno, non è veramente per quello che hanno fatto. L'architetto Raffaele giustamente diceva quello che aveva fatto, ma io sono veramente grato a lui per aver fatto questo trasferimento, perché erano parecchi anni che non si riuscivano a farli. Io veramente lo ringrazio, non solo per la sua presenza qui a Rocudi, ma per tutto quello che ha fatto. Grazie.